La caratteristica fondamentale dell'architettura greca è costituita dalla struttura degli edifici. Ricordando che gli archi non furono mai usati, è possibile individuare degli elementi verticali, cioè le colonne, e degli elementi orizzontali, cioè lo stilobate, la piattaforma su cui poggiano le colonne, e l'architrave, il blocco di pietra longitudinale che nei templi sorregge la parte superiore. Vedremo che quel che qualifica l'evoluzione stilistica dell'architettura greca è in particolare la colonna. La divisione degli stili greci in tre ordini si deve a Vitruvio, un architetto romano del I secolo a.C., che nei nomi attribuiti agli ordini dorico, ionico, corinzio, fa riferimento alle regioni in cui maggiormente si svilupparono. Una ripartizione così netta, però, deve essere considerata con molta prudenza. Gli ordini, cioè quell'insieme di regole che non era possibile violare, in realtà non furono assolutamente costanti e svilupparono molto spesso notevoli varianti e frammistioni fra uno stile e l'altro. Se il nome attribuito da Vitruvio ai singoli ordini fa esplicito riferimento a un canone geografico, la suddivisione ha tuttavia anche un valore cronologico. È bene precisare che gli ordini furono in particolare applicati ai templi, cioè ad edifici religiosi, ma le diverse caratteristiche furono poi riportate anche negli edifici civili, portici, propilei, eccetera. Il dorico è l'ordine più antico, VII-VI secolo a.C., e si sviluppò in tutta la parte centrale ed occidentale della Grecia. È caratterizzato da elementi geometrici essenziali. Questo nello spirito più vero del tempio greco, che, costruito su scala umana, non cerca di impressionare per le sue dimensioni, ma vuole colpire lo spettatore per l'armoniosa semplicità delle sue parti. La colonna dorica è caratterizzata da un fusto senza basamento, un fusto che poggia quindi direttamente sullo stilobate, la piattaforma del tempio. L'altezza del fusto è calcolata secondo regole precise, ed è sempre rapportata al diametro della colonna stessa alla base. Nei templi più antichi, ad esempio il Tempio di Corinto, il rapporto è solo di 1 a 4. In quelli posteriori, ad esempio il cosiddetto Teseion di Atene, diventa di 1 a 5 e mezzo, un rapporto che diventerà quello canonizzato dall'ordine dorico. La tendenza ad aumentare il rapporto tra diametro di base e altezza della colonna testimonia l'esigenza, col passare del tempo, di rendere sempre più agili le strutture portanti. Vedremo che questo è ottenuto anche in altri modi. Il fusto è inciso da un minimo di 16 a un massimo di 20 scanalature circa, a spigolo vivo, che hanno una duplice funzione. La prima è quella di aumentare, tramite le linee verticali, il senso di ascensionalità della colonna, alleggerendone così la pesantezza esteriore. La seconda esigenza consiste nell'aumentare l'effetto di chiaroscuro per favorire un raffinato gioco di luce sui colori. Occorre ricordare che tutti i templi greci erano rivestiti da un sottilissimo intonaco policromo. La colonna termina in due anelli, detti anche listelli anulari, che, oltre ad avere un valore estetico, segnano il distacco dal capitello, la parte terminale della colonna. Ma l'accorgimento estetico di gran lunga più significativo è costituito dall'entasi, cioè da un rigonfiamento della colonna destinato a rendere più agile la struttura. L'entasi è calcolata secondo una regola assai precisa. Il rigonfiamento, prevalentemente concentrato nella parte bassa della colonna per aumentarne l'effetto di fuga, ha il suo punto di massima a circa un terzo della base inferiore. Il capitello è formato da una specie di cuscinetto detto echino. Al di sopra sta un blocco quadrangolare, l'abaco. Il capitello ha una duplice funzione, anzitutto una funzione statica. Occorre infatti ricordare che le colonne, con la soluzione dell'entasi, si assottigliano considerevolmente procedendo verso l'alto. Appoggiare le pesanti architravi direttamente su una superficie così ridotta avrebbe evidentemente potuto causare dei problemi. Il capitello nasce allora con lo scopo di aumentare la superficie d'appoggio. Prima l'echino riporta la superficie d'appoggio a quella che aveva la colonna alla base.
Poi l'abaco, elemento quadrangolare, allarga ulteriormente lo spazio disponibile, migliorando le possibilità statiche. Il capitello ha poi una funzione estetica. Fra la colonna, rotonda, e l'architrave, un parallelepipedo, era necessario inframettere un qualcosa che segnasse gradatamente il passaggio da forme curvilinee a forme quadrangolari. Ecco allora che l'echino, ancora rotondo come la colonna, e l'abaco, già quadrangolare come l'architrave, assolvono a questa funzione in modo perfetto, quasi impercettibile. Col passare del tempo, via via che la frammistione con lo stile ionico pretenderà di aumentare la sensazione di leggerezza delle strutture, l'echino, inizialmente assai schiacciato, aumenterà sempre più il suo spessore, come a sottolineare la maggior leggerezza della parte superiore del tempio. L'ordine ionico, VI secolo avanti Cristo, deve il suo nome al fatto che si sviluppò nella zona delle stirpi ioniche, inizialmente stanziatesi soprattutto nelle isole dell'Egeo e in Asia Minore, poi sul continente greco e in numerose colonie occidentali. Nella ceramica, nella scultura e nell'architettura sono verificabili in particolare due tratti comuni rispetto ai canoni che avevano contraddistinto l'impostazione dorica: una maggiore esaltazione della linea e una maggiore raffinatezza dell'ornato. In architettura possiamo notare notevoli mutamenti rispetto all'ordine dorico. Mentre la colonna dorica poggiava direttamente sul basamento del tempio, lo stilobate, la colonna ionica sorge su una base costituita da piani di pietra sovrapposti sporgenti, tori, e rientranti, trochili o scozie. I lastroni non hanno spigoli. I rigonfiamenti e le rientranze della pietra sono dunque ottenuti tutti facendo ricorso a linee curve. Il risultato è che la colonna ionica, a parità di dimensioni, risulta più slanciata. Le scanalature della colonna, il loro infittirsi grazie al gioco di chiaroscuro che accentua le linee verticali, aumenta evidentemente ancora il senso di leggerezza e agilità delle colonne. Abbiamo dunque visto che la colonna ionica rappresenta in un certo modo l'evoluzione della dorica. Dove l'ordine ionico si esprime con maggiore originalità è invece nel capitello. Questo si articola in una duplice voluta che scende fin quasi ad inglobare l'echino. Quest'ultimo, che nel dorico era servito a preparare il capitello vero e proprio, viene adesso decorato con elementi vegetali, assumendo dunque anch'esso un compito decorativo. L'architrave, detta anche epistilio, non è più monolitica, cioè costituita da una sola pietra, suffisso mono, singolo, unico, più litos, pietra, ma è divisa in tre fasce, dette tenie, l'una perfettamente combaciante con l'altra e pur tuttavia perfettamente riconoscibili tramite una piccola scanalatura. Il frazionamento longitudinale dell'architrave serve tra l'altro a creare un effetto di alleggerimento della struttura rispetto alla forza espressa da quella monolitica. L'ordine ionico è una testimonianza della sempre maggiore importanza che veniva data all'elemento estetico. Al senso di snellezza e di leggerezza si accompagna una tendenza ad incrementare l'ornamento. Così, via via che l'ordine ionico acquista consapevolezza, le decorazioni con elementi vegetali e a volte anche con fiori passano dal capitello all'architrave, andando a sottolineare con un ornamento continuo gli stacchi tra una tenia e l'altra. La necessità di abbellimento è talmente avvertita che in qualche caso le colonne vengono sostituite da figure femminili. L'ordine ionico venne largamente impiegato anche in epoche successive, in particolare durante l'ellenismo, cioè il periodo che va dal III secolo avanti Cristo alla conquista romana dell'Egitto, e nel mondo romano. A Roma il capitello sarà costituito da quattro volute, in modo da presentare da tutti e quattro i punti di vista un identico aspetto. L'ordine corinzio prende il nome dalla città greca di Corinto, che ne fu il maggior centro di espansione intorno al VI secolo avanti Cristo. Quest'ordine presenta diversi elementi di novità. La base della colonna viene ulteriormente innalzata. Al di sotto del toro e del trochilo, che erano stati introdotti dall'ordine ionico, viene posta una lastra quadrangolare detta plinto.
La volontà di trasferire la struttura più in alto indica che si cerca con sempre maggiore insistenza di liberare l'edificio nella luce e nell'atmosfera. La colonna diventa più sottile, aumentando così l'effetto di leggerezza della costruzione. L'agilità della colonna è anche aumentata dal fatto che le scalanature restano, rispetto alla colonna ionica, in egual numero, ma distribuite in una circonferenza minore. Viene di conseguenza incrementato l'effetto di chiaroscuro alla base della sensazione di longilinealità. È il capitello che diventa il vero protagonista del rinnovamento. Si aumenta la sua altezza rispetto a quella totale della colonna e secondo una precisa tendenza all'horror vacui, cioè al rifiuto del vuoto, si riempiono tutti gli spazi disponibili con un complesso intreccio di foglie d'acanto. Quest'ultima, pur essendo una pianta rustica che cresceva spontaneamente, fu considerata dai greci il prototipo stesso dell'ornamento per la sinuosità del suo fogliame. Per la sua grande raffinatezza, il capitello corinzio fu considerato per qualche secolo particolarmente adatto per gli interni. Solo in epoche successive, in particolare in quella romana, le foglie d'acanto furono scolpite anche sui capitelli esterni.